Chi proprio ci tiene a una TAC o all'esame del colesterolo senza averne realmente bisogno dovrà pagare di tasca propria, a meno che un medico non abbia prescritto l'esame per un fondato motivo. Nonostante non ne abbia parlato quasi nessuno, il decreto appropriatezza ha infatti stabilito che per 203 prestazioni sanitarie sarà possibile fruire del ticket solo dietro specifica prescrizione. Una misura che per il governo serve a limitare la medicina difensiva, ossia la presunta facilità con cui i camici bianchi richiedono approfondimenti diagnostici non necessari, ma che nei fatti serve a tagliare una grossa voce di spesa del Servizio Sanitario Nazionale. I medici, quindi, potranno segnare determinate prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, fra cui esami radiologici o analisi di laboratorio, soltanto se saranno soddisfatte determinate condizioni. Ad esempio, l'esame del colesterolo è previsto in tutti i soggetti di età superiore a 40 anni e nei soggetti con fattori di rischio cardiovascolare o familiarità. In assenza di valori elevati, modifiche dello stile di vita o interventi terapeutici, invece, l'esame va ripetuto a distanza di 5 anni. Protestano i medici di famiglia. Si sta determinando un'incertezza che compromette l'attività professionale dei medici e la fiducia dei pazienti nelle loro scelte, ha commentato la Federazione Medici di Medicina Generale.